No, sono diverse persone. Sì. 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 Il discorso è duplice, si apre a letture diverse, così come i naif che avevano studiato gli altri artisti sono capaci di art la pittura del 400 e trasformarla nella loro. Non c'è bisogno di accendere. Mi hai chiesto il naif oggi e perché questa mostra naif? Questa mostra naif è molto bella, per la semplice ragione che si gusta nel sapore vero della internazionalità. Ci spostiamo dal Giappone all'India, al Venezuela, alle terre dell'Asia, a quelle che poi praticamente noi sogniamo soltanto per il senso esotico della vita. E il naif qui è veramente naif. Vale a dire, è nativo, nel senso che quelle esperienze che vengono introiettate e vissute, qui vengono narrate, come diceva Dalì parlando del naif, con il linguaggio delle fate. Quindi prendevano il sapore delle loro cose più care e le trasferivano in un immaginario che non è il nostro culto, accademico, legato a quelle che sono formidabili tradizioni di pittura, no? Questi sentono così, sanno loro i loro colori, sanno loro le loro essenze, sanno sognare e ti propongono delle cose. Cosa significa oggi custodire il naif? Significa restituire all'uomo il suo senso antico, e rendere poi il tutto nella realtà del nostro tempo che ha dimenticato le origini. Noi qui siamo veramente nel primordio, in che senso? Non siamo nell'uomo primitivo, ma siamo nella condizione in cui l'uomo era capace di parlare con l'animale, con l'albero. Questi signori che fanno il naif sono quelli che avevano la capacità di inventare i miti. E noi prima li abbiamo ritualizzati, poi li abbiamo incorporati nella nostra cultura, facendo in modo che si perdessero delle cose che invece erano preziose. Il naif non le ha perdute. E allora, mentre in Oriente si funziona in una maniera, in Africa si funziona in un'altra, se andiamo a finire in Venezuela, il naif venezuelano è un naif che contrasta con la grande pittura, perché ancora sta in una situazione quasi tribale, dove la povertà ti fa avere quella casa, però in quella casa, piccola, modesta, sofferente, tu hai che cosa? Gente che sorride, hai gente che sta al mare, combattimento dei galli, cioè quelle cose che ancora sono di chi va a lavorare, la sera beve rum, e vive una vita che non è quella tragica delle città congestionate. Sì.
adesso mi sto sentendo. Sì, ma...